Dopo la lunga assenza natalizia, accresciuta dal rinvio della partita con il Modena, ritorna la Maceratese, ritorna a giocare una partita fondamentale, molto sentita dalla tifoseria biancorossa in Ancona. Io credo che i ragazzi abbiano voglia di ricominciare. È vero che abbiamo avuto delle difficoltà nell'allenarci con la neve la settimana scorsa, ma avrei fatto a meno del rinvio, perché insomma era giusto ricominciare subito. Però così non è stato e niente, iniziamo con questa partita. Chiaramente l'Ancona ne ha già fatta una, quindi da questo punto di vista un piccolo vantaggio ce l'ha, perché il ritmo partita l'ha ripreso prima di noi, però insomma non è questo che sposterà assolutamente gli equilibri. Noi siamo pronti per questa partita. Sembrava che fosse principesca, che fosse aurea, in realtà si è ridotta fino a questo momento all'acquisto di Ingretolli, e sembra anche quello di sabato, lo puoi confermare? Sì, credo Rocco è in questo momento in sede, quindi penso stia definendo l'accordo. Ingretolli è un giocatore che può essere definita una scommessa, è un giocatore del Pescara, quindi viene a noi dal punto di vista economico costa zero, quindi può essere un profilo in più in avanti. Io ho fatto delle richieste espressamente su determinati ruoli. E uno può essere ricoperto da Rocco Sabato, e ho chiesto un'alternativa in mezzo al campo che possa anche fare il ruolo di quadri, quindi, e credo che quella l'abbiamo individuata, a breve vi verrà. No, assolutamente, ma è un giocatore di categoria. E poi il sogno era chiaramente di verificare, di vedere se c'erano le condizioni per aumentare, come dire, il tasso tecnico davanti. Indubbiamente, insomma, la situazione societaria desta più di una perplessità, ma questo lo dico io. In uscita? Ma in uscita ci sono alcuni giocatori che non rientrano. Perna e fare questo? Perna al momento assolutamente no. Gioca domani? Cioè, io mi auguro di sì, nel senso che si è creata questa situazione con una squadra, tra l'altro del nostro stesso girone, che lotta per non retrocedere come noi, che ha fatto Teramo. Ha fatto in modo di far pervenire solo a Perna una richiesta, perché tuttora la società non ha richiesto ufficiali. Comunque domenica al derby del Conero se lo metti in campo, lui ci va. Sì, ma no, ma per noi è incedibile, cioè, quindi ho detto si devono concatenare delle situazioni che sinceramente io al momento non ci penso neanche, so preparare una partita, che è quello che conta. Prepari una partita contro un Ancona che ha avuto la sconfitta di Bassano, ma che comunque si è notevolmente ripresa anche, e poi gestirà dei nuovi. Sì, hanno fatto dei movimenti, soprattutto nel reparto avanzato, con gli arrivi di Del Sante e Paolucci. Probabilmente cambieranno anche modo di giocare, perché questi due giocatori secondo me possono essere impiegati solo come punte centrali, quindi è probabile che ci sia anche un cambio di modulo, però queste sono cose che ci riguardano fino a un certo punto. Noi sappiamo che abbiamo tutte le possibilità per poter tenere testa all'Ancona in una partita che non sarà facile. La formazione? La formazione non lo so neanche io, ma se va a pensare. Okay, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, Giuti.